Buongiorno! Buongiorno! Ben ritrovati e c'è il Ben sole. svegliati! Con il sorriso vi diamo come al solito, il buongiorno, il buongiornissimo col sole e un po' di venticello. Noi oggi c'è il sole, ma noi abbiamo bisogno di nuovo di acqua. Esatto. Noi non ci accontentiamo della pioggia. Per cui siamo corsi alle 8:30 circa da Nino Albina giù a Peveragno, la nostra, ciao Happy, la Ciao! nostra ormai ferramenta di fiducia, Sì? dove abbiamo comprato, perché quello che c'era ancora della vecchia gestione di questa casa qui era secco e malandato, quindi abbiamo comprato questo tubo per l'acqua, perché Sì, i ascoltiamo le vostre. vostri consigli quando vi abbiamo chiesto come pulire il muro esterno della casa. Ci avete consigliato praticamente tutti di utilizzare l'idropulitrice. Allora, ora abbiamo l'idropulitrice, abbiamo comprato il tubo e Tra l'altro questo qua è un tubo NTS, No Torsion System, ovvero eccellente flessibilità e maleabilità, non fa nodi e non fa torsione, che per cui tanta ne roba. abbiamo presi due da 25 metri, questi qua, in questo modo così riusciamo a coprire l'intero cortile e abbondare un po' di più Sì, e per eventuali futuri può lavori. sempre servire. Sì, poi abbiamo comprato questi agganci qua della Klaber, Uno qua, uno qua. Klaber, non lo so. Uno per da attaccare direttamente al tubo, questi qua invece da collegare i due da 25 metri. Per collegarli. E poi lo scorso weekend, se avete visto le stories, sono venuti su i miei a darci una mano, abbiamo fatto un po' di lavori fuori nel fango più totale. Ci hanno portato su una piccola idropulitrice con cui adesso inizieremo. Ora inizieremo a pulire e pulliremo anche il cortile, pulire un po' il cortile. E più giocare con Profittiamo un l'acqua. po'. No, è più secondo me paura. Ci sarà poi da togliere di nuovo le erbacce e c'è tanto da fare questa settimana C'è. perché succederanno un po' di cose fighissime, come sempre, sperando che il tempo tenga bello tutta settimana, noi ce lo auguriamo. Ho detto una cosa che non avrei mai pensato di dire. Però ci vuole anche il bel tempo. Ora vediamo se tutti i consigli che ci avete detto funzionano. Andiamo? Questi servono adesso? Quello no, neanche questo. Mettiamo tutto qua nel Perché buco. sennò noi perdiamo tutto. I guanti, Esatto, i guanti guanti li Vigor mettiamo. e Ci Numa. ringraziamo ancora per il super regalo che ci ha fatto, anche con i guanti. Grazie ragazzi. Adesso noi proviamo a far tornare bianco il muro. Ve lo mostriamo. A parte che l'hanno già Sì, visto. però ve lo Però ve faccio lo di nuovo mostriamo. vedere. Venite. Questo, esattamente qua, è il muro che noi proveremo a far tornare chiaro. Che tanti di voi ci avete detto, tanti ci avete detto che avete lo stesso problema. Quindi proviamo. E anche gente che è venuta a trovarci qua ci ha detto: guardate, noi abbiamo lo stesso problema, bla bla bla, e abbiamo provato. Proviamo, speriamo di essere fortunati per noi. Vamos! Vai. Come vedete funziona, ho fatto ciao, faccio anche uno smile. Ok, il lavoro è finito, andate in pace. Piace? Sì, perfetto. Finito. Perfetto. Di là scrivi Kaban. Perfetto. Non sarebbe male, eh? Fammi solo vedere se gli scappo. Sai cosa Questo è conviene fare? Sai peggio. cosa dovresti fare? Prendere un coltellino che lì nella gomma, provare a togliere un attimo il grosso del muschio Dov'è il coltellino? e Ah, la gomma. all'interno della gomma. E poi partiamo così.
Come vedete, da Romina qua si vede chiaramente il pulito e lo sporco com'era. Devo dire che funziona veramente bene. Viene bene, eh? Grazie a tutti i consigli, veramente grazie. Preziosi. Grazie. Adesso ci siamo divisi un attimo il lavoro in modo molto semplice. Io faccio la prima passata grossa con l'idropulitrice. Romina invece ha iniziato laggiù a togliere tutto il muschio, perché ho visto che pur essendo potente l'idropulitrice non toglie il muschio, quello più grande. Ok. E poi... allora io lo pulisco, vabbè, qua lo pulirò poi sul bagnato, verrà via ugualmente. Laggiù invece sull'asciutto viene via da Pucciu. E poi io vado di là, lei viene di qua, andiamo avanti, poi c'è un sacco di roba da fare, però è molto veloce. Sì, e poi possiamo approfittare anche del muro laterale. È vero, che tanto fa che una giornata, non so se si vede dietro le nostre spalle, ma una giornata, guardate che azzurro, è veramente una giornata da cartolina. Pazzesca. Noi siamo gasati. Wow. Bello? Andiamo a lavoro, va, che dai, non c'è tempo da perdere, via. Come avete visto, Romina è salita su per togliere il grosso ancora del muschio che si era creato. In questo modo adesso, guarda, c'è ancora un pezzo qua. Il resto l'avevo già tolto così. Così adesso togliamo, finiamo sta parete qua, che c'è ancora un bel sole. Cioè, c'è un bel asciuga sole. Asciuga in fretta. E dopodiché vediamo un attimo se andare avanti di là o finire un attimo sì, altre faccende, perché... Volevamo sfruttare un attimo la moto zappa che ci è appena arrivata per sistemare un lavoro che abbiamo iniziato lo scorso weekend sotto la pioggia con i miei, per evitare che il terreno si asciughi troppo, sì, e doverlo vangare poi a mano. Sì, abbiamo praticamente messo un po' in piano un terreno dove c'era la panchina per renderlo leggermente più in piano e quindi magari finiamo qua. Sì. Valutiamo un attimo la parete laterale e poi vediamo un attimo per il terreno. Da farsi. Sì. Io arrivo, eh? Sì. Thank you.
Allora, ragazzi, come vedete, il muro è venuto decisamente più pulito. Sì, dovremmo dare altre passate Sì. perché. E poi chiederemo a Cristian se ce Sì. l'ho in tonaca, Sì. così gli diamo poi anche un colore. Il mitico Christian tornerà a sistemarci un attimo una parte che sta saltando, che comunque avete visto nel video. Siamo molto soddisfatti perché almeno è più presentabile. Sì. È un piccolo passo avanti verso l'apertura. Alla fine siamo riusciti solo a fare questi pezzi qua, Sì, perché siamo perché. stati interrotti anche da altri lavori. Poi, a sorpresa, è arrivato Paolo Cognato che ci aiuterà in questi 2 giorni a dare un po' il lavoro di mano. Mi ha Fare un po' di insegnato ad lavori. accendere anche una motozappa e me l'ha sistemato un attimo. Abbiamo iniziato a sistemare un piccolo giardino che dove c'era una volta la panchina. Sì, e non Molto. sappiamo se la rimetteremo o meno, No. vediamo. Lo stiamo provando a livellare. Sì. Per cui, che tra l'altro voi non lo sapete, ma Paolo e la sua famiglia erano i proprietari di Epi. Ah, è vero, la vecchia famiglia di Happy. Sì. Salutiamo tutta la vecchia famiglia di Happy. E Epi è entrato in casa, è Sì, cotto come una è pera. entrato lui, è già coricato sul divano. La giornata va avanti. Romina però adesso deve correre a montare il video Sì. perché sennò domani mattina non Cioè, ci sarà. Cioè, adesso non c'è il adesso. video. Esatto, solo in questo momento non stareste vedendo il video. Mamma mia, C'è il sole che va e gli viene. occhiali Non. puliti, mi dicevano. Giornata soleggiata che con cazzi cumuli primaverili sulle montagne. Noi vi ringraziamo per averci visto, per tutto quello che state facendo, scrivendo, commentando, divulgando, condividendo. Vi vogliamo bene. Siamo felici perché ogni giorno è un piccolo step verso l'apertura, che non si sa quando sarà, ma ci sarà. Chissà, prima o poi ci sarà. Allora, oggi, anziché un autore, un poeta o qualcosa, vi citiamo una canzone. Di Vasco, che è Vivere. Vasco Rossi, Vivere. E Molto con bella. questo vi ricordiamo a tutti di ricordarvi, va lo stesso, Vabbè. viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Dai, devi sempre Alla prossima, ragazzi, da Tetto Gabán. parlare. È tutto? A voi la linea, Ciao! buongiornissimo e sempre solo pensieri positivi. Come on! Ciao, ma che bello! È bello, Roba. eh? Oh, c'è quella che sta là. Bella. Ah già, E devo via. mettere dei pezzi. Ok.